Continuano gli appuntamenti culturali nell'ambito della giornata internazionale della donna organizzata dall'Associazione Culturale Simma Chia, l'amministrazione comunale e l'Accademia Universitaria Biancavillese. Ci troviamo all'ingresso del Teatro La Fenice di Biancavilla, dove ha avuto luogo un incontro intitolato Storie di donne, intrattenimenti musicali e soprattutto testimonianze di ogni donna nel ruolo sociale, della famiglia e nel lavoro. Ospite d'onore Suor Maria Lucia Siracusa, direttrice dell'oratorio Giovanni Paolo II, che i microfoni ha rilasciato una testimonianza appunto in merito alla realtà che affronta ogni giorno e alla targa di merito che le è stata assegnata proprio dall'amministrazione comunale. A Librino noi da 10 anni ormai, questo è il 10° anno che abbiamo messo su una casa che accoglie dei ragazzi e delle donne che quotidianamente frequentano la nostra casa per delle attività varie, dal doposcuola per i bambini alle attività di calcio, di musica, giardinaggio, ballo e tante altre attività che possono interessare ai nostri ragazzi. Mentre per le donne al mattino facciamo altre attività quali ballo, ginnastica, sartoria, informatica e quant'altro. Questo perché? Perché comunque a Librino non ci sono molte realtà, soprattutto 10 anni fa, quando noi siamo arrivati, non c'era nessun centro di aggregazione. Per quanto riguarda questo riconoscimento, devo dire grazie all'amministrazione che ha riconosciuto il nostro lavoro, perché sicuramente non è la riconoscenza a me personalmente, ma a me come istituto, a me come comunità. Noi vogliamo celebrare la donna, vogliamo farlo attraverso delle testimonianze di vita e delle testimonianze di speranza. Oggi abbiamo avuto la grande gioia di avere con noi Suor Lucia, una donna in prima linea impegnata in un quartiere difficile di Catania come quello di Librino. Suor Lucia sottrae ogni giorno tanti giovani alla delinquenza, alla criminalità, e sapete cosa significa fare questa attività sociale prima ancora che religiosa. E poi tantissimi altri contributi, quello della dottoressa Rosaria Spinella, una ragazza che è riuscita anche a convivere con le sue difficoltà e a superarle, l'associazione delle famiglie audiolesi etnei, una ragazza di Adrano, oppure ancora la dottoressa Mariella Papotto del Dipartimento di Salute Mentale di Adrano. Insomma, tante testimonianze per dare anche un messaggio di speranza e celebrare la donna al meglio in questa grande giornata di partecipazione che non ci aspettavamo, perché abbiamo organizzato tutto in 2 giorni. Presente all'incontro anche il sindaco di Biancavilla, Pippo Glorioso, il maresciallo della stazione dei carabinieri di Biancavilla, Maria Bonsante, e una rappresentanza scout. La presenza di noi scout questa sera è una presenza significativa, perché lo scoutismo, come si sa, nasce come movimento maschile. BP, Baden Powell, è stato il nostro fondatore, però poi si è esteso col guidismo e quindi anche le donne. La presenza degli scout, delle nostre scolte, delle nostre ragazze stasera vuol dire indossare con onore l'uniforme e tutti i valori che rappresentano per il nostro paese e per il mondo intero.